benvenuti. Oggi facciamo un menù un po' speciale, perché non è un pranzo, non è una cena, non è la merenda, non è neanche la colazione. Oggi facciamo un aperitivo, però un aperitivo rinforzato, cioè quando si invitano degli ospiti e si comunque cucinano una gran quantità di stuzzichini, di piattini che possono soddisfare l'appetito come per una vera cena. Quindi incominciamo col fare delle polpettine che in realtà sono bollite, poi ricoperte di pistacchi, bellissime da vedere nello stecco. Facciamo dei rotolini di porro e speck che sono fritti e friggeremo anche i tortellini. Poi vi spiego. Poi facciamo una bella fonduta, un ciotolone di fonduta di taleggio e tutto intorno mettiamo delle verdure croccanti appena gratinate in forno che gli ospiti pucciano nella fonduta. E poi come dolce, sempre per non avere forchette, coltelle, teglie, eccetera, facciamo un finger tiramisù e poi gli spaghetti alle vongole per finire con una pasta veloce. E allora mettiamoci a cucinare. Oggi partiamo col dolce, facciamo dei finger tiramisù, che sono dei bocconcini buonissimi, non c'è bisogno di coltello, forchetta, piatti, si mangiano così e uno tira l'altro. Finger tiramisù perché ci sono un po' tutti gli ingredienti del tiramisù, c'è il mascarpone, ci sono i pavesini, invece del cacao c'è la crema di cioccolato, meglio incominciare a farli, così vi spiego bene. Quindi partiamo dai pavesini. Due confezioni e li usiamo un po' come se fossero dei panini, cioè li spalmiamo, li farciamo anzi. Da una parte con la crema al cioccolato, alla nocciola anzi. Questa ricetta, pensate che cosa buffa, mi è arrivata da due fonti diverse, identica. Una, una mia amica di Alessandria, che tramite un'altra amica me l'ha mandata, poi mi ha detto che l'aveva portata a una festa, che aveva portato questi finger tiramisù a una festa ed erano tutti impazziti. E la stessa settimana mi è arrivata la stessa ricetta da un telespettatore. Quindi era proprio, è la moda delle ricette. Tra l'altro, se anche voi volete scrivermi, venite sul mio sito, benedettaparodi.it. Le altre metà li farciremo invece con il mascarpone. E questo lo chiudiamo. Il caffè, proprio come nel tiramisù. Cocco disidratato, il cocco grattugiato, no? Quindi prendiamo il nostro sandwich, lo passiamo velocemente nel caffè perché sennò diventa troppo molle e poi lo impaniamo nel cocco. Oh, ragazzi, quanto è buono! L'unica cosa, passatelo veramente velocemente nel caffè, perché poi se no, se diventa troppo molle, all'interno di un tiramisù è buono, ma da mangiare con le mani un po'. Se li fate con un po' di anticipo, li lasciate nel frigo, anzi anche meglio, così sono belli freddi. Eccoci qua, e il dessert è pronto. Ah, adesso facciamo un altro aperitivo pazzesco, una fonduta di taleggio, la facciamo con Alessandra Faiella, ci faremo anche un sacco di risate. Eccomi! Ho farcito metà dei pavesini con la crema al gianduia e metà con il mascarpone. Li ho chiusi, ho bagnato i sandwich di pavesini con il caffè e li ho passati nel cocco grattugiato. Alessandra Faiella! Oh, eccomi, eccoci qua! Piacere!
Benedetta, ciao, benvenuta. Ciao, grazie. Grazie per essere venuta qui a te. Lavorare. Come a lavorare? Allora, no, qui dai. Si lavora, eh. Vabbè, ma non è proprio un vero lavoro, dai, è un divertimento. Sì, sì, vedi, vedi. Metti sotto. Ti metto mi proprio stagni? Sotto, come no? Ah, questo è per te, eh. Non l'ho portato per me. Cosa l'hai portato di bello? Una sciocchezzuola, vero? Una sciocchezzuola. Ma in tema con la cucina. Vediamo. È una cosa un po'... Il tappo del lavandino con il sommozzatore. Con il sub, ma ti prego, vedi, bellissimo. Volevo portarti uno dei miei libri, ma li avevo esauriti. Guarda, è sotto Natale, sì, li ho esauriti tutti. È così, meno male. Vuol dire che sono stati tutti venduti. Certo, scherzi. Però poi voglio il tuo, Sicuro. Quello... Anche per un'amica dopo, va bene. Bisogna vedere però come te la cavi in cucina. Ah, quindi sono sotto... No, sotto dai, ricatto, anzi. Scherzo. Allora, noi facciamo una fonduta di taleggio con un bel po' di verdure scrocchiarelle da pucciarci dentro per questo aperitivo, cena. Quindi io ti metterei già a tagliare un po' di verdure, così, tanto vero, per rompere il ghiaccio, lavorare, e così chiacchieriamo anche un po'. Perfetto. Preferisci il peperone, la zucchina o la carota? Dipende, queste a rondelle le devo fare. No, allora vai di peperone. Julienne. Vai di peperone che è meglio. Già, ho già dimostrato. Già la julienne. Allora, la julienne, come dire, denuncia una competenza. Certo, una discreta competenza. Io questi li farei. Così. Sì, comincia a metà. Usteria. E ci lascia una falange subito. Ti faccio vedere più o meno come, come pensavo di farli. Sì. Così poi mi... Aspetta, senti che via. Profumo, vedi? Buono. Farei una cosa la su listarella. Un po'. Ecco, una listarella. So che questo si toglie perché sennò è amaro, vero? Ma sei preparata. Ma guarda, sono preparata. No, perché tu sei partita dicendo sembra. Io non sono proprio... No, diciamo che sono una via di mezzo, una cuciniera così della domenica. Ecco. E cucini per i tuoi bambini, per il tuo bambino. Uno, sì. Anni? Sì, sì. Dieci. Dieci. Quindi già avrà i suoi gusti ben definiti, cioè non puoi abbastanza. Più acchiopparli. No, assolutamente. Però sono contenta perché lui mangia i broccoli da sempre, forse perché io in gravidanza assumevo dosi massicce di broccoli, assumevo perché mi piacciono i broccoli. Vedi, e questo gli è rimasto. Beh, sì. Dai, no, un bravo bambino che mangia i broccoli, bravo. Sì, no, per quello mangia quasi di tutto. Allora, sei fortunata. Secondo me basta. Più sottili? Guarda. No, forse li taglierei a metà. Ok. Non so, così. Bene. No? No, proprio solo a metà. Porca miseria, vedo già sbagliato. No, va bene, dagli un taglio a metà così, perché questi bisogna mangiarli con le mani poi, allora se li tagli troppo piccoli, così. Però dai, butta qua. Qui. Noi facciamo queste verdurine, tu mettici, mettiamo anche queste. Anche quelle, non, mica non si butta via niente. Broccoli. Già pronti? Sì. Metto tutti? Tutto. Vai. Perché li metteremo in forno a crudo. Mettici un bel po' di sale, guarda, c'è scritto sale da qualche parte. Non mi mettere lo zucchero, No, c'è scritto sale. Se poi avete sbagliato voi, io non c'entro. Ma sai come fanno i lo butta vedi, sono preparate perché poi le imitatrici, le comiche sanno, tu vedi, certo, le fai, perché colgono colgono i particolari, tac tac. Basta. Col polso. Sì, un pochino d'olio, direi sì, perché ormai ti diverti. Esatto, tanto non importa se è troppo salato, mi se ne frega. Un po' d'olio, direi. Olio che è questo. E quello lì. Vado anche qui con quello una nonchalance. Come fanno. Invento. Inventa. La nonchalance. Appena appena un po' di pan grattato, poco, giusto per aiutare la grattinatura, come lo farebbe uno chef. Metto? Anche con scottimento fisico. Ecco. Vediamo. Ancora un goccino. Poco. Appena appena. Perfetto. Perché sai che poi io ci prendo gusto e vado avanti. Così esagero. Direi che va bene. E voilà. E voilà. Io queste le metterei qua. Sì. Tengo la carta forno. Sì. Allargami un pochino. Ma che belli come sono. Sai che lo faccio subito? Perché vedi, già questo piacerebbe a mio figlio, c'è il broccolo. Sì, poi io allora sto facendo una campagna, non bollite le verdure, che fanno subito tristezza. È vero. Ma cuocetele o in padella o al forno, pam, che rimangano belle croccanti. Fantastico, perché la zucchina bollita è... la carota no? Porta tu, dai. Porto io. Mettiamo in forno. Voilà. Ecco. 190 gradi, mettiamo anche qui, 200. Mettilo più, appoggialo pure sopra, alla sopra grata. Qui, sì, voilà. Va benissimo. Che belli questi forni, adoro. Belli, Bellissimi.
E adesso, dobbiamo fare la fonduta, perché poi prendiamo degli stecchini e mettiamo tutte le verdure gratinate così, la fonduta in mezzo e ognuno c'è. Però senti, ricapitolami un po' come abbiamo fatto queste verdure, come lo fa la tua amica, la il tuo personaggio nella chirurga plastica, cioè questo, del tuo nuovo spettacolo che non è solo mio, sono anche con la Claudia Penoni, Margherita Antonelli, Rita Pelusi, si chiama stasera Non Escort, giusto per dare così... Non Escort, prendiamo un po' in giro il mondo femminile, i nuovi mostri della società contemporanea, c'è tra questi mostri, c'è questa dottoressa Von Karman, che è una chirurga plastica che vuole rendere una di noi un OCM, organismo chirurgicamente modificato. Pericolosissimo. E quindi è cattivissima, parla tedesco, una specie di grano tedesco, e quindi avrebbe detto Però c'è una certa logica in effetti nella ma lei ha una logica ferrea, meravigliosa. Allora, dopo che abbiamo fatto questa ricapitolazione, voi avete capito chiaramente tutto quanto. Beh, se c'era però Angela Merkel ha capito sicuramente. Lei la farà subito domani. A suo marito fa subito questa ricettina, che poi la fonduta sa anche un po' di tedesco, fonduta, no? La fonduten sa di tedesco. Loro mangiano. Prendiamo un pentolino, anche più piccolo, vabbè, ormai abbiamo questo. Scaldiamo il latte, 60 ml, ok, andiamo. Le facciamo scaldare un po'. Sì. E poi ci mettiamo un uovo, ma solo il tuorlo. Metti il tuorlo qua e il bianco qua. Qui abbiamo 150 grammi di taleggio. Ma il tuo piatto forte? No. A parte le imitazioni e le cose. È un risotto alla milanese. Ah, sono milanese e sono banale proprio. Risotto. No, ma guarda che è un buon risotto alla milanese. Io lo adoro. Anche perché non lo sa fare nessuno. Come esatto. Tu, ma tu lo fai proprio anche con lo scolmidollo dell'osso buco. Dunque lo evito per problemi di colesterolo, no, però andrebbe fatto con l'osso buco, io faccio una versione più semplice, però sai che quando vado ospite a casa di amici, ho fatto il risotto delle ciofeche, cioè, o lo lasciano cuocere troppo, è vero. O è troppo crudo, io devo dire, mi vanto perché l'unica cosa che so fare proprio bene è quella lì, posso vantarmi, va bene così? Sì, anche questo. Dobbiamo aspettare che praticamente arrivi a bollore, ma ci vuole un secondo. È già bollore. È già bollore. Allora, togliamolo un attimo dal fuoco. Butta il rosso. Adesso è difficile, vero? Perché si forma il grumo. Attenzione, guarda con che abilità. Rimettiamo sul fuoco. Voilà. Ok, allora rimettiamolo sul fuoco. A te l'arduo compito di mescolare. Oh, che bello. Sono pronta. E non fare attaccare, devo anche qui andare di mimica e di scuotimento. No, non c'è bisogno di andare così veloce. Tu lo fai un momento... Sinuosa. Vado sinuosa. Vai, aspetta un po' che sensuale, Senti, ma invece a me ti... Faccio anche il labbro così. Dopo l'impronta sex. Questa non è un po' una foca, che sai? Una pazza. No, invece a me fa ridere Alexia. Mi fa molto ridere. L'Alex è rimasta nell'immaginario collettivo. Infatti lei avrebbe fatto fonduta. Vedi, per questo mi è rimasta dall'epoca di Pippo Kennedy, questa mimica. Eh sì, così quindi un non po' riesco a fare una cosa così asettica. Ci devo mettere sempre il corpo che agisce. Vediamo se sei inspessito. Ti sembra che si sia inspessito? Niente. Bene, sono contenta. Allora alziamo un po'. Io va bene come diciamo. Proviamo con la frequenza, con le maniere forti. La frusta è per la Von Karman, però. Sì, esatto, è vero. Infatti ha un frustino in mano lei. Ecco, adesso che si è inspessito. Via. Presto, mettiamo questo. Cioè, mettiamo i 150 grammi di taleggio. Io tengo questo. Vai. E adesso. Dov'è la mia? La palettina è qua. Giro io. Vedi. Ti prendi questa responsabilità? Sì. Rovino tutto e dopo. Io però rimetterei, c'è un profumo. Vai, rimetterò dolce. Senti, io la faccio questa idea. Ecco, adesso piano. Senti, guarda. Tanto tu mescola, io vado le a vedere come stanno vanno le mie verdurine. Verdurisce? Sai che... Prontisce? Sì,
sì, e ci vuole solo un po' di pazienza. Poi la fonduta la si può fare anche in anticipo e poi la si lascia lì e se la si riscalda. Certo. Ah, non viene, non si agglomera? Se no, la, lasci la riscaldi un attimo, sempre non a fuoco dolce. Senti, ma dov'è che sei in giro con il tuo spettacolo? Siamo in giro un po' in tutta Italia. Uh-huh. Diciamo che la data più importante, clou è Roma. Al Parioli di Roma. Bello. Saremo ad aprile, mi sembra dal 17 aprile, quindi vi aspettiamo a Roma, mi raccomando. Anche tu? Come no? Se posso venire a Roma, io lascio i miei tre bambini a Milano. Certo, ho visto la foto di là in camerino, sono bellissime. Faccio una seratina con mio marito, che è romano. Vedi? Vedi, tutto torna. Tutto torna. Una cosa. Ma tu quando è che hai capito che facevi ridere? Ma cioè già a scuola eri, no? Sì, no, è un classico, no, perché stavo già pensando, quella simpatica, dopo aver smesso di piangere, perché in realtà io piangevo molto da bambina, davvero, ero una frignona, un po' frignona. E poi a un certo punto ho pensato, forse è meglio trasformare il pianto in riso, quantomeno far ridere gli altri. Certo. Sia l'elementare, sia le classiche cose. Perché anch'io avevo l'amica la prof, che era bravissima a imitare. E poi però ho fatto la commercialista, no? Sì, esatto. Vedi? Io invece ho proseguito. No, ho fatto il medico, tra l'altro ha fatto la psichiatra, pensa al lavoro impegnativo, sì. Faceva Beppe Grillo, che è la prima cosa che fanno tutti gli imitatori. Sì. Era bravissima. No, io facevo la prof di educazione tecnica, che ci faceva fare cose che io non ho mai più fatto nella vita, tipo cucire, quelle Ma cose dai, lì. Bello. Sì, e ci faceva fare degli orribili oggetti di pannolenci, che lei chiamava pannolenciui. E io non so, il pannolenciui. Fate il cinesino di pannolenciui. Io odiavo sia la prof che il pannolenciui. Però ti ha dato il là per la Mi tua carriera. Mi ha dato il là, brava. Fa vedere che parlando, eccola qui, la fonduta è arrivata. Fonduten. Fonduten Ponten. Ponten. Sai che io ho questo... Ofen, parodisch, in seiten manen, benedettische parode, als kind auf Ofen. Ma è una cosa bella o una cosa brutta quella che hai detto? Senti, paroden... Bellissima. Però no, lei non riesce a dirlo in modo suadente. Cioè, era una sempre cosa cattiva. Dolcissima. Era dolcissima. Diceva, come sei brava a fare la fonduta. Io la spegnerei. Secondo me sono pronte anche le verdure, sai? Vieni a vedere, va? Vediamo. Sì, sono croccanti. Attenzione, non scottarsi. Ci siamo presi una vampata di caldo che... Guarda che belle. Vampaten. No, perché mi fa ridere che ho preso delle cose di una dimensione enorme. Esagerata. Cerco di, diciamo, ridurre un po' le mie prospettive. Perché, allora, l'idea iniziale, Alberto, scusa, vieni a vedere, era questa. Ecco. Però mi sa che passeremo tipo a questa. Sì, è una cosa un po' più consona, diciamo. E allora ci mettiamo magari questo. Che dici? Sì. E tutte le verdurine intorno? Sì, direi proprio di sì. Allora. Slurp. Senti, ma posso venire più spesso? Sì, cara. Io voglio tornare, è bellissimo, vieni. Mi sto divertendo troppo. Hai lavorato però, Ma io mi diverto a lavorare. Ok, avviciniamo un po' e mettiamo le verdurine. Voilà. Attrezzen. Li mettiamo tutti intorno. Certo. Ma io guardo. E questo è l'aperitivo cena, no? Sai che sono stupendi anche i colori? Sì, è vero, sono molto contenta. Un cromatismo meraviglioso. Metterei queste cose qua. Proprio da fonduta dolce, no? Con quelle col cioccolato. Prendi il tuo broccolo, per esempio. Sì. Che non riesco naturalmente ad afferrare. E lo immergi. Naturalmente mi rimarrà incastrato nella fonduta. Certo. Naturale. È annegato. Fantastico. Però funziona. È complicato. Noi non ci disarmiamo. È buonissima. Senti, lo portiamo di là? Sì. Te lo porto via. Perché questo è il nostro tavolo, diciamo, da esposizione. Dove presentiamo il piatto. Io ti ringrazio tantissimo, andate a vedere Alessandra Fagliolina. Ma gli hai detto, ma io voglio andare, scusa, voglio stare qua, non voglio andare. Dai, tu rimani, io voglio fare ancora dei piatti. Va bene. O torna con una tua ricetta,
tua, con il risotto giallo. Ma il risotto l'avrete già fatto. Alla maniera della Fond Carman. Va bene. Okay. Grazie mille, Alessandra Faiella. Andate al Parioli oppure in giro per l'Italia a vedere il suo spettacolo. Sul mio sito, alessandrafaiella.com, trovate le date. Ottimo, dai. Arrivederci. Allora, ricapitoliamo il piatto. Ancora? Abbiamo affettato le verdure, le abbiamo condite con un po' d'olio, pangrattato, sale e le abbiamo adagiate sulla placca del forno. Le abbiamo cotte a 190 gradi per circa 10-15 minuti. Per la fonduta abbiamo scaldato il latte, l'abbiamo tolto dal fuoco, ci abbiamo unito il tuorlo mescolando continuamente. Poi abbiamo rimesso sul fuoco e appena si è ispessito abbiamo aggiunto il taleggio, sempre mescolando. Abbiamo servito la fonduta con le verdure croccanti. E adesso la nostra tavola per il buffet. Abbiamo utilizzato solo due colori. In questo caso abbiamo messo la tovaglia e le stoviglie, cioè i piatti, i bicchieri, tutto quanto dello stesso colore, cioè nero, e gli accessori in giallo. Quindi se voi non amate il nero e il giallo, fate tovaglia e piatti di un colore che vi piace, poi invece tutti gli accessori di un altro, in modo da abbinare solo due macchie di colore in maniera anche, così dicevo, geometrica, che è più semplice da preparare. Il regalino, perché a me piace sempre fare un regalino per gli ospiti. Ho comprato queste scatolette di legno, costano veramente poco, però dobbiamo farle diventare gialle, perché sennò sul mio tavolo non ci possono stare. E allora, colore, un po' di pazienza. Poi facciamo anche il sotto e lasciamo asciugare per bene. Il risultato asciutto è questo. Cosa ci mettiamo? Io ci metto delle praline, degli ottimi cioccolatini. Sotto mettiamo questa carta perché così è più igienico e poi è anche più bello. Poi io ho ritagliato i veli dei fazzolettini, quelli lì, sottili, con le forbici dentellate. Vedete come sono venuti belli? Ci vuole un po' di pazienza però. E quindi prendo ogni pralina e la appoggio qua così. Insomma, via dicendo. Poi in ultimo la chiudete per bene e per dare ancora quel tocchino di nero che sta bene sulla mia tavola ci facciamo un fiocchetto col velluto, che velluto nero è elegantissimo. Ok, portiamo anche le altre. Quanto mi piace il nero con il giallo. Allora, adesso imbandiamo un po' questa tavola, facciamo gli stecchini di polpettine super buoni dopo la pubblicità. Questi stecchi di polpettine a me piacciono da pazzi, si fanno abbastanza velocemente, fanno una scena per l'aperitivo e poi la cosa importante quando si preparano questi aperitivi rinforzati è che non ci vogliono dei piatti che necessitino le posate, perché sennò gli ospiti sono un po' in difficoltà. Invece questi li prendi e li mangi, così. 600 grammi di pollo, un petto gigantesco, va bene, un brontosauro questo. Allora, lo tagliamo a cubetti perché questo andrà frullato a crudo insieme agli altri ingredienti. Poi queste polpette, che sono anche leggere, abbastanza, sono cotte al vapore. Cominciamo a metterlo a pezzettini nel robot. Mettiamo insieme a un cipollotto poi ci mettiamo 60 grammi di olive nere, io uso sempre quelle taggiasche, poi io ci metto un bel 100 grammi di pecorino saporito, però non troppo forte, se ce l'avete molto forte magari fate un mix tra parmigiano e pecorino, un pizzico di sale, il pepe.
Ok, do una prima tritata, poi mettiamo l'uovo. Ok, mettiamo l'uovo così è più facile anche finire di tritarlo. Ok, allora, con questa bella farcia noi facciamo delle polpettine, non troppo grandi, facciamo così. Ok. Al vapore, prendete per esempio, ci sono i cestellini, li vendono al supermercato, oppure usate lo scolapiatti. L'importante è mettere magari un foglio di carta forno bagnato e strizzato sotto. Io uso questo cestello bellissimo che mi ha regalato la Tina quando è venuta a trovarmi. Alzo un po' il fuoco, chiudo. Secondo me in 10 minuti sono pronti. Nel frattempo 80 g di pistacchi li tritiamo perché poi le nostre polpette avranno questa irresistibile granella di pistacchio. E facciamo la granella. Bellissima. Prepariamoci a scolare le nostre polpette. Prendiamo due piattini. In uno ci mettiamo la granella. E nell'altro ci mettiamo questo formaggio spalmabile che servirà proprio per attaccare, far attaccare la granella. Ecco, basta ammorbidirlo un pochino con la forchetta, così. Prima di impanarle tutto quanto, adesso che sono cotte, io le passo un attimo, ah, come sono calde, nell'acqua fredda. Un secondo, giusto per raffreddarle un po'. Ok, proprio è un passaggio super veloce. Prendo gli stecchini. Passiamo la polpetta prima nel formaggio spalmabile. E la appiccichiamo un po', vedete? Basta poco. Passo bene dappertutto. Poi nella granella di pistacchi. Guardate che belle. E poi dovete sentire come sono morbidine dentro, speziate con il pecorino, le olive. Sono proprio belle. Ok. Prendo un bel piatto così infiliamo negli stecchi. Scelgo le tre polpette più piccoline e le metto insieme e poi metto insieme anche quelle tre più grandi. Ma che bello! Ma devi sentire che buono! Polpettine pronte per il nostro buffet.
Ho tagliato a cubetti il pollo e l'ho messo nel frullatore con cipollotto, olive taggiasche, pecorino, sale, pepe. Ho tritato e poi ho aggiunto anche l'uovo. Ho frullato ancora e ho formato delle polpettine di farcia. Le ho cotte al vapore, poi ho tritato i pistacchi. Ho raffreddato le polpettine in acqua fredda, le ho passate nel formaggio spalmabile, nella granella di pistacchi e le ho infilate 3 a 3 negli stecchini. Che aperitivo è senza un bel cocktail? Cosa ci proponi oggi? Oggi vi preparo un cocktail semplice, ma fresco e dissetante. Okay. Allora, ti ho portato un aperitivo poco alcolico a base di arancia, una vodka liscia, del succo d'arancia ed è il sour, che è un preparato di succo di limone e zucchero liquido. Ok. L'arancia e il bicchiere. Il bicchiere, allora, e fino lì. Ti chiedo una cortesia, porto anche dello zucchero. Se sì? Mi lascio dello zucchero su questo piattino. Ah. Io nel frattempo... qualcosa di diverso. Faccio una spolverizzata. Vai, vai. Perfetto, grazie. Oggi senza tacchi vicino a te sono un nano. Ma smetti. Prendiamo del ghiaccio grosso. Mettiamo nel posto piccolino. Allora. Sì. Vediamo se ti ricordi i conteggi. Sì. Tu usi l'aperitivo poco alcolico all'arancia e ne versi 3 cl. Piccolo, io la sono bottiglia la mamma, si prende da? Sì, giusto, vero. Qui o qui? Qui. Ok. Quanto? 3. 1, 2, 3. Perfetto, bravissimo. Visto. E 2 di vodka. Dai, vai tu. Poi ti lascio succo d'arancia. Succo d'arancia, che mi dici? Qua vai a basta. Occhio, vediamo se 5 cl più o meno. Bravissimo. È il sour che hai preparato, il succo di limone e zucchero liquido. E mettiamo più o meno. Se scende male, però. Vabbè. Mettiamo da parte. Quanto abbiamo messo di sour? 4 cl più o meno. Ok. Allora, poi prendiamo il bicchiere. Però prima prendiamo una fetta d'arancia, passiamo attorno al bicchiere. Ah, ho capito. E facciamo la bordatura. Bello, con lo zucchero. Esatto. Prego, Benedetto. Però non sono capace. Cosa no, basta, no, così? Giralo perché testi in giù e così? Poi, esatto, e poi giri. Perfetto. C'è lo zucchero più alto, la bordatura è fatta. È molto carina. Poi prendiamo il ghiaccio tritato, bagnato. Bagnato? Ah, direttamente nel bicchiere? Direttamente nel bicchiere, sì. Ok. E adesso gli, no, adesso gli diamo una bella shakerata. Ok? Vai, shakera. Il momento di rompi il tavolo, tu. Sono abituato col banchetto di là. Ok, allora, si può anche non strainare, quindi si può anche non usare il colino e usare il ghiaccio che c'è dentro. Va bene. Quindi proprio super facile. Che bel colore, pesca. Qua decorazioni non se le possono mettere, se no non si riesce a mettere. No, ma poi è bello con questo... Però magari una fettina d'arancia. A te proprio non resisti, eh? Via. Prego, Benedetta. Assaggiamo. Salute. Che buono. Super buono. Io però mi sa che te lo lascio qua, perché sennò non riesco a finire in cucina, mannaggia. Tienmelo da parte. Grazie, ciao, Alessandro. Ciao, Benedetta. Allora, adesso facciamo questi rotolini di porro e speck e anche un pochino di formaggio che poi friggeremo insieme a un'altra sorpresa. Vabbè, ve lo dico subito. Questi sono tortellini, quelli confezionati, ma quelli che hanno la sfoglia molto molto sottile. Questi, se si friggono nell'olio, sono buonissimi ed è un aperitivo abbastanza insolito che di solito piace molto. Faremo l'uno e, uno e l'altro, faremo un piatto tutti insieme. Ma andiamo per ordine. Prendiamo i porri. Incidiamo le foglie più spesse, le tiriamo via, così. Usiamo solo quelle più sottili. E le apriamo in questa maniera. Così. Ok, li sbollentiamo un attimo, tanto tagliamo a dadini un formaggio, potete scegliere quello che volete, questa è una caciotta, una scamorza bianca, non affumicata,
potete mettere anche la scamorza affumicata, potete mettere la groviera, la fontina. Ok, poi rompo un uovo, noi utilizzeremo il bianco, non il rosso questa volta. Mettiamolo qua. Ok, poi le fettine di speck. E siamo pronti per scolare i nostri porri. Ok. Adesso che si sono un po' ammorbiditi, noi possiamo fare i nostri involtini. Spengo qui, comincio a mettere l'olio per friggere. Mettiamo il nostro speck, due fettine. E poi, adesso guardandolo così, ho deciso che mi conviene tagliare proprio una barretta. E avanti, facciamone un altro. Questo viene singolo. Allora, questi poi li passiamo prima nell'albume e poi nel pan grattato, così sigilliamo bene anche il formaggio, perché sennò rischiamo di farlo sciogliere dentro all'olio bollente. Prepariamoci per friggere. Proviamo, non garantisco. Secondo me bisogna tirarli via molto in fretta, perché poi sennò il formaggio rischia di fuoriuscire. Vedete? E adesso, ragazzi, è il momento di friggere i tortellini di carne. Un attimo, Mi raccomando, la cosa importante è utilizzare quelli con la sfoglia proprio sottile, sottile, perché sono quelli che cuociono meglio, Ok, metterei un po' di sale, soprattutto sui miei involtini, e impiattiamo. Involtini. Mi è venuta in mente la parte esterna del porro. Ok, questi da portare caldi caldi ai vostri ospiti, subito subito, ce n'è uno di troppo. Ho inciso i porri e li ho sfogliati,
li ho sbollentati, poi ho tagliato a dadini il formaggio, ho scolato i porri, li ho farciti con lo speck e il formaggio, li ho arrotolati, li ho passati nell'albume e nel pan grattato ben bene, anche sulle estremità. Poi li ho fritti e ho fritto anche i tortellini. Ho salato e servito. E adesso gli spaghetti alle vongole, proprio classicissimi, dopo la pubblicità. E adesso spaghetti alle vongole, proprio quelli veri, senza scorciatoie, che sono straveloci perché si preparano nel tempo in cui lessano gli spaghetti, cioè 8 minuti. Quindi, boing, quant'acqua ragazzi, quindi con tanta acqua così ci vogliono... Sei incazzata? Un po' di sale. 200 grammi ci sono qua, 250 di spaghettini, uno prendilo tu Alberto che è venuto da te. E non si vede sul parquet così. Non sai quanti spaghettini ho seminato, vabbè adesso. E abbiamo 8 minuti per fare il sugo, quindi olio. Olio ce ne vuole, perché... Gli spaghetti alle vongole devono essere belli, devono sgusciare bene, devono essere belli saporiti. Se sono asciutti sono un disastro, io non li mangio. Quindi, quattro spicchietti d'aglio, ma sì, sono piccoli, poi l'aglio ormai non sa più di niente, al giorno d'oggi. Facciamo rosolare bene l'aglio, ci mettiamo un pizzico di peperoncino, ma poco perché non deve coprire il gusto delle vongole. Però non deve bruciarmi, quest'aglio qua. Rischia di bruciare. Ok, allora mettiamo le vongole, così raffreddiamo un po' il nostro olio, un po' di vino bianco. E adesso sì che ci vuole il coperchio. Fuoco abbastanza vivo, le facciamo aprire. Le vongole io appena le compro le metto in una bella ciotola con un pochino d'acqua, un po' di sale e le lascio lì una mezz'oretta. Basta una mezz'oretta per farle spurgare. Poi le sciacquo sotto l'acqua e sono pronte. Ah, una cosa, le vongole secondo alcune persone non vanno bene per i bambini, allora io ho chiesto alla mia pediatra, lei dice che dai 5 anni in avanti i bambini gli spaghetti alle vongole li possono mangiare senza problemi, quindi insomma regolatevi un po' voi, i miei bambini li hanno sempre mangiate, basta che non siano crude, ecco, cozze, vongole, qualsiasi crostaceo crudo, mollusco. Qualsiasi mollusco crudo a me fa un po' paura, ma gli spaghetti alle vongole i miei bambini li mangiano sempre. Guardali qua. Perfetto. Tutte aperte. Ok, io spengo un attimo, vediamo se lo spaghettino è pronto. No, gli diamo ancora 2 minuti, perché io faccio così. Con santa pazienza sguscio un po' di vongole, perché tutte proprio con il guscio sono un po' difficili da mangiare. Allora qualcuna la sguscio, mi brucio, ma lo faccio per amore dei miei ospiti. Ok. Tiriamo via perché voglio fare saltare poi gli spaghetti in questo sughino, Via. Meglio tirarla via un po' al dente. Caccia. Siamo qua. Questo cambio di fornelli, fuoco alto, e diciamo finiamo la cottura degli spaghetti proprio nel sughino delle vongole,
per cui tirateli fuori belli al dente. Prezzemolo. Ok, e questa ragazzi è la spaghettata veloce, quindi io non la sto neanche a impiattare, la porto in tavola così, spengo, però aggiungo ancora appena appena un po' di prezzemolo. E proprio perché deve essere bella ricca, appena un goccino d'olio. Perfetta, eccola qui. Ho messo a scaldare l'olio, ho aggiunto l'aglio e un pizzico di peperoncino. Poi ho unito le vongole, il vino, ho messo il coperchio e le ho fatte andare a fuoco alto finché non si sono aperte. Ne ho sgusciate alcune, ho scolato gli spaghetti molto al dente e ho terminato la cottura nel sugo. Ho completato col prezzemolo. Ed ecco qui il nostro aperitivo rinforzato. Abbiamo il finger tiramisù, abbiamo queste polpettine nello stecco fatte con i pistacchi, abbiamo tutte le verdure con la fonduta di taleggio e poi abbiamo questi fritti, sia i porri e poi abbiamo fritto i tortellini. Allora, ci vediamo domani alle 12:25, non mancate. Io per finire mi assaggio la fonduta di taleggio che è buonissima. Se volete utilizzare dei tegami di ghisa o di rame, usateli per delle cotture lunghe, magari di carni importanti, perché assorbono il calore e poi lo diffondono gradatamente, quindi la carne non brucerà. Per dei dolcetti veloci, tagliate dei triangoli di pasta sfoglia, li spennellate con l'uovo, poi mettete le mandorle tritate e un po' di zucchero a velo, poi li passate in forno. Consiglio dal carrello della spesa, questa è la stagione del radicchio, che è pieno di sali minerali, di vitamine, ha proprietà sia digestive che depurative e persino sedative, cioè vi farà dormire meglio.